che Dio c'ha la madre buona. Ah, tu come sei pessimista. E nonna dove sta? L'avete lasciata? Nonna sta a camera, ha detto lei sta in villeggiatura e rimane a letto. Chi a te do 200.000 fatta abbastare, eh? Così pochi? Ah, so pochi. Capirai, qui che a cortile e pezzo mi è costata una lira, una settimana. Pensa che con Vindoli ci stavamo bene 2 mesi, ci stavamo bene. Grazie, papà. Senti, se non c'è di ritornare a Peotto, non ti dice niente, papà, mette da stilla e chiami i cani di San Bernardi, mi porta a sciare questo. Ciao, ma. We are walking like in a dolce vita. This time we got it right. Ciao. Ciao, ragazzi. Elena! Come? Che piacere vedere. Ci vediamo questa sera a VIP. Ciao, cara, ciao. Roberto, possiamo andare via? È un'ora che saluti tutti. Ma come tutti? Ma lo sai che è quella vecchia? La principessa del drago. Ma io voglio sciare. E non m'angoscia. Se mi metti fretta, mi viene l'ansia, poi sudo. Ho capito. Va bene, vado in macchina, ti aspetto lì. Ok? Ecco, vatta. Ah, e dammi tregua. Ciao. Covelli, ma dove l'hai trovata quel grandissimo pezzo di tacchina lì? È un acchiappo che ho fatto a New York. Brutta? Brutta? Sochmel, ma quella fa parlare anche i go-kart. La notte mi dà certe ciancicate. Ma no. Una cosa terribile! Possiamo mica star qui tutta la mattina a aspettare il tuo amico, eh? Serena, stai buona, adesso arriva, no? Maremma bufala, qui si passa le vacanze sempre ad aspettare qualche pischero. Posso almeno una bella topa? Quello secco, stai buono. Sei in ritardo io col Kaiser che mi aspettavi, eh? È regolare, con Mario c'è un rapporto diverso, una vita insieme sugli spalti. Ah, eccolo! Che burro! Ma è tremendo! Bestiale! Hanno parlato le principessine sul pisello. Sembra un bagnino. Oh, scusate, mi sono confuso. Sono 2 ore che vi sto aspettando davanti ai posti. Ma quali posti? Avevo detto hotel post. Eh sì, infatti poi ho capito. Sai, è la prima volta che vengo al cortile. Dai, andiamo su, ragazzi. Andiamo. Sì, dai, andiamo. Spiccio, andiamo! Maremma maiala! Oi, 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 oi! Tutti in cassa integrazione, eh? Bel tempo, salut, turtlei e quattrei, in stufe mai! Bel tempo, salute, tortellini e quattrini, non stufano mai! C'è un'altra cosa che non stufa mai! Ma cos'è? La cugina del tortellino! La gnocca! Beh, ragazzoli, attenta al pianista, eh? Quello è un castigamogli mica da ridere. Un attimo di distrazione e ti spara 2 bernocoli sulla testa, modello Renna GT! Oh, guarda che siamo a Cortina, mica l'urto. Va bene che faccio miracoli, ma insomma non esageriamo. Sai perché mi piaci te? Perché oltre all'incipollamento nudo e crudo... Cos'è? Hai l'incipollamento, hai il senso dell'umorismo. Ho conosciuto dei musoni, ragazzi che dopo... erano talmente incazzati che ti fanno passare la voglia. A proposito di incazzati, di un po' una cosa, grazie. Non è che il tuo cappellone qua rischia di farci una sorpresina? Chi? Cesare? Pensa tu. È capace di entrare in questa stanza, vederti a letto con me e credere che quello che sta a letto è lui. Cornuto dalla nascita, un caso patologico. Salve, sono Cesare Ragazzi, un cornuto che si è messo in testa un'idea meravigliosa.